Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. A Bergamo sono arrivati 35 nuovi carabinieri per aiutare quelli già presenti sul territorio. Tra loro c'erano anche una giovane ragazza di nome Alice che arriva dalla Romania. Sentiamo dalla sua voce il motivo per cui ha deciso di entrare nell'arma dei carabinieri. Indossare la divisa. Questa è una cosa che comunque sembra scontata, ma è molto importante in realtà, perché poi anche per una ragazza non è facile indossarla, secondo me. Poi il secondo motivo, appunto, per le mie origini. Volevo dare un esempio a tutti coloro che vengono dalla Romania come me. Quanti ti hanno detto non ce la farai? Tantissimi, tutti, per tantissimi vari motivi, appunto o perché venivo dalla Romania o perché ero troppo giovane o le solite raccomandazioni di cui si parla, insomma. Però non ho mai ascoltato nessuno, se non i miei genitori. E la mia testa, insomma, e sono arrivata dove sono arrivata, ecco. Tu sei orgogliosa di vestire questa divisa e di servire lo Stato italiano. Hai detto: i miei genitori sono arrivati in Italia, hanno faticato tanto e lo faccio per loro. Vuoi raccontarci qualcosa? Sì, allora, tanto tempo fa, circa 20 anni fa, mio papà è venuto qua ad extracomunitario senza nulla e si è creato, diciamo, la base per una vita migliore qua. Dopo poco tempo è arrivata mia madre e quando avevo 4 anni circa, dopo essere rimasta da sola in Romania per 3 anni, mi hanno presa qua. E da qui siamo cresciuti come famiglia, insomma. Siamo sempre stati delle ottime persone perché non abbiamo mai fatto nulla, nulla di grave, insomma, mai avuto problemi. E per questo ne vado fiera. E alla fine sono arrivata tra mille sacrifici, insomma, dove sono adesso, ecco. E oggi quindi, insomma, qual è la tua speranza? La mia speranza è sicuramente poter dare un fondamentale contributo nell'arma, anche con la mia lingua. Tu dici: grazie alla mia lingua posso essere utile in determinate indagini? Esattamente. Penso che comunque i rumeni qui in Italia siano tanti, non tutti sono come dovrebbero essere, come posso dire, come sono io, come i miei genitori o tanti altri che conosco, e non mi spaventerebbe affatto cercare di acchiappare, tra virgolette, tutti quelli che non si comportano bene per far capire che in realtà ci sono anche altri modi per poter magari guadagnarsi da vivere o comunque in generale passare, vivere la propria vita, non essendo delinquenti o spacciando o comunque altre cose gravi di questo genere, secondo me. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 15 milioni l'anno i bimbi nati prima della 37esima settimana, circa 40.000 sono solo in Italia. Per diminuire questi casi è molto importante un corretto stile di vita fin da giovani. Sentiamo cosa ci dice la dottoressa Cristina Bellan dell'ospedale Bononnini di Seriate. Raggiungono il chilo di peso. Ci sono stati casi di bimbi nati prematuri con un peso di 250 grammi che sono riusciti a sopravvivere e a crescere come tutti gli altri bambini. Fondamentale il ruolo della terapia intensiva neonatale e di medici specializzati in grado di accompagnare il bebè e la mamma in un percorso non facile. E quindi è importante che si conosca questo problema, perché è un problema frequente, anche per cercare di prevenire quando è possibile la prematurità, perché ci sono fattori di rischio sia materni sia fetali che rischiano, che danno appunto un rischio di parto prematuro, e quindi per esempio, perché è importante sensibilizzare i giovani, perché per esempio anche stili di vita, abuso di alcol, abuso di fumo o di sostanze stupefacenti possono essere coinvolti con un rischio di parto prematuro. Sono 15 milioni l'anno i bimbi nati prima della 37esima settimana nel mondo. La stima è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Circa 40.000 in Italia, 1 su 10 secondo la Società Italiana di Neonatologia. E la domanda che spesso ci fanno è: qual è stato il bambino più piccolo che avete curato? E quindi è impressionante e anche molto bello vedere così gli occhi di questi ragazzi quando noi raccontiamo di pesi molto bassi o di bambini che stanno nel palmo di una mano. Importante parlarne e coinvolgere i giovani per un duplice motivo: la prevenzione dei fattori di rischio e la speranza di stimolare la nascita anche di nuove figure professionali. Perché a scuola sicuramente non ti insegnano cose del genere e soprattutto riguardano questi esserini piccolini che alla fine ci metti anche del tuo sentimento.
E quindi la domanda che mi è sorta un po' spontanea è cosa li spinge a fare questa cosa tutti i giorni e comunque a rischiare, comunque a mettersi così in gioco. Non è solo il neonatologo che si occupa di bambini prematuri e quindi, come dire, far conoscere a questi ragazzi tutte queste figure per magari farli innamorare e avere, dar loro questa possibilità, questa conoscenza di diventare essi stessi professionisti nel campo. Per l'inaugurazione dell'anno accademico, l'università ha invitato a Bergamo la senatrice a vita Liliana Segre. Deportata da bambina nei campi di concentramento, è riuscita a sopravvivere e, in seguito, ha saputo ricostruirsi una vita piena e felice. Durante il discorso in università ha detto: l'unico antidoto all'odio è l'amore. Ho giurato a me stessa che non avrei più pronunciato la parola odio, se non per dire cosa si può fare per contrastarlo. L'unico antidoto all'odio è l'amore. È questo uno dei passaggi della Lectio Magistralis della senatrice a vita Liliana Segre, cui in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università è stato conferito il dottorato honoris causa in studi umanistici transculturali. L'aspetto dominante della sua seconda vita è la sorpresa. Com'è possibile che io, la stessa cittadina a cui da bambina sono stati negati tutti i diritti per il solo fatto di essere nata, raccontato al pubblico riunito nell'Aula Magna in Sant'Agostino, sia stata accolta in Senato, mi trovi qui per un così prestigioso riconoscimento? Idealmente la risposta è arrivata nella prolusione del rettore Morzenti Pellegrini, che ha parlato di Liliana Segre come senatrice della vita. La neodottoressa ha raccontato la difficoltà di parlare della sua esperienza nel campo di Auschwitz, nel quale fu deportata ancora bambina e dove perse gli affetti più cari. Per anni non era nemmeno stata in grado di nominare quello che le era accaduto. Poi l'incontro con il futuro marito, la nascita dei figli, dei nipoti, un nuovo inizio, una ripartenza avvenuta nell'incontro con i giovani, gli studenti, quelli che considero tutti i miei nipoti, ha raccontato ancora la senatrice a vita. E poi i tempi più recenti, l'arrivo in Senato dopo la nomina del presidente Mattarella, la proposta di istituzione di una commissione contro le parole di odio, la necessità di una scorta per proteggerla dagli attacchi sempre più violenti. Eppure, dopo 89 anni di una vita così drammaticamente intensa, in Liliana Segre, testimone della memoria, resta lo stupore che si unisce al costante appello perché all'odio si sostituisca l'amore. Il CSI, Centro Sportivo Italiano, ha inaugurato un nuovo campionato di pallavolo, quello degli allievi. Un solo girone con 5 squadre a livello provinciale per far giocare i ragazzi nati tra il 2004 e il 2008. Le squadre partecipanti sono Scanzo Pallavolo, Polisportiva Calusco, Plain and Energy, Sport Curno 2010V. Scanzo Pallavolo, Polisportiva Calusco, Play and Enjoy Sport, Curno 2010 Volley e la nuova Alme Villa. Sono le società sportive che aderiscono al nuovo campionato di pallavolo e quello degli allievi, categoria che rifiorisce dopo anni di assenza dagli scenari provinciali. Un solo girone con un totale di 5 squadre a livello provinciale. È chiaro, hanno dovuto fare una fascia di età abbastanza allargata per poter comprendere un po' di ragazzi, e mi sembra il 2004 o il 2008, per cercare un attimino di far giocare un po' tutti. È chiaro, l'iniziativa del CSI quest'anno è stata un'ottima iniziativa per fare in modo che giocassero un po' altri ragazzi. Abbiamo provato questo esperimento del CSI che ci sembra una buona cosa. Ci siamo seduti ad un tavolo, abbiamo cercato di raccogliere i pochi ragazzi che ci sono nella provincia e organizzare un campionato che mancava al CSI, penso, da 12-13 anni, insomma. Quindi siamo contenti di inaugurare questa stagione. Campionato della categoria allievi, noi siamo presenti, siamo la squadra di Calusco, la Polisportiva Caluschese Pallavolo. Abbiamo all'incirca una decina di ragazzi che sono pronti ad affrontare le varie squadre. Noi in realtà è il primo anno che ci presentiamo in un campionato CSI, poiché abbiamo sempre gareggiato nella FIFA, quindi per noi è un'esperienza nuova. Sportiva Caluschese della Pallavolo c'è da una ventina d'anni, abbiamo diverse squadre, sia i piccolini del mini volley che questi ragazzi delle medie, un totale di un centinaio di atleti. Il comune di Pedrengo avrà presto un nuovo municipio ecosostenibile. Si recupererà un edificio storico conosciuto come ex asilo.
rendendolo totalmente sostenibile a livello ambientale. Sentiamo l'intervista al sindaco di Pedrengo, Simona Dall'Alba, che ci parla di questo progetto da quasi 900.000 euro. Un intreccio di progetti e coperture economiche porteranno presto il comune di Pedrengo ad avere un nuovo municipio ecosostenibile, il recupero dell'ex asilo da 15 anni abbandonato all'incuria e la vendita del vecchio municipio. Sì, l'edificio alle mie spalle è noto a tutti i pedrenghesi come ex asilo, l'intenzione è di recuperarlo totalmente, rendendolo un edificio più sostenibile e poter realizzare una nuova sala consiliare polifunzionale e realizzare anche al primo piano quelli che saranno gli uffici dell'amministrazione comunale. Questo intervento vuole portare Pedrengo davvero a essere più green, quindi un edificio totalmente sostenibile, e per farlo stiamo cercando delle collaborazioni che si occupano proprio di recupero di edifici storici che si sposino poi con appunto la sostenibilità ambientale. La copertura economica è garantita dalla vendita entro l'anno del vecchio municipio. L'ipotesi quindi è quella di recuperare l'intera cifra da questa vendita, proprio i passaggi sono ormai in definizione, più o meno si parla di 800.000 euro per quanto riguarda la vendita di quell'edificio. Per il recupero di questo servirà una cifra superiore, ma contiamo di riuscire a realizzarla in quanto gli edifici con recupero a livello ambientale possono dare degli sgravi e quindi il recupero del 65% della cifra che si va a investire. I nonni sono una risorsa preziosa. A Pedrengo lo sanno bene, tanto che lì utilizzano per lo svolgimento di diversi servizi utili a tutta la comunità. Ci sono per esempio i nonni vigile, oppure quelli che trasportano i ragazzi disabili. Sentiamo le parole di Sandro, nonno volontario. Faccio perché oltretutto è un sacrificio, e che io l'ho sempre fatto anche da giovane, il sacrificio del volontariato, e sono contento perché facendo il volontariato ho imparato molte cose sulla vita. I ragazzi, quando la incontrano, cosa dicono? I ragazzi sono contenti, ti salutano e ogni tanto ti si fermano. Io li chiedo così magari come va a scuola e sono tutti contenti e felici. Sandro è conosciuto da tutti in paese, è uno dei nonni vigile che si occupano della sicurezza nella zona delle scuole di Pedrengo, un servizio che fa parte di un progetto più ampio e che coinvolge gli anziani del paese. Noi abbiamo questa convenzione con l'associazione Hauser, appunto, per un importo di 20.000 euro annui abbiamo tutta una serie di servizi che l'associazione si impegna a garantire, dai nonni vigili al trasporto degli anziani, al trasporto dei ragazzi disabili che devono recarsi agli istituti superiori proprio per frequentare la scuola. È preziosa questa collaborazione perché a livello comunale non saremmo in grado di garantire questi servizi. La scuola elementare di Piazza Brembana sta facendo una particolare sperimentazione. Gli alunni vanno in classe senza zaino, lasciano cioè a scuola quaderni e libri pesanti. I bimbi portano solo una borsa di stoffa leggera per la merenda e il diario. Ci spiega questo esperimento la maestra Giuseppina. C'è il diario, l'acqua, la merenda. Poi c'è un abiro di scorta. Nessun libro pesante in cartella, anzi non c'è nemmeno quella. Nella tracolla di stoffa realizzata dalla maestra Roberta soltanto il diario e la merenda. I libri restano a scuola, una scuola leggera e innovativa. Gli alunni della primaria di Piazza Brembana vivono un'esperienza unica nel suo genere, una sperimentazione che sta dando ottimi frutti. È una bella cosa, diciamo tra virgolette, perché i bambini imparano ad essere autonomi, e a dividere il materiale che diamo noi come scuola e non portano da casa e a rispettarlo in questo modo. E si cerca di farli lavorare più in autonomia. Addio la cattedra, la scrivania dell'insegnante e in un angolo dell'aula. I banchi sono isole e oltre alla didattica si lascia tempo libero ai piccoli studenti di dedicarsi alla lettura. E poi c'è l'agorà, dove ogni giorno possono raccontare uno spaccato del loro vissuto e condividerlo con maestre e compagni. Hanno delle isole dove i bambini lavorano su queste isole, la cattedra da parte non esiste, poi abbiamo i vari posti dove abbiamo la biblioteca
il posto dove lavorano col computer. E difatti quando loro finiscono un lavoro si alzano, vanno a prendere il libro della biblioteca, leggono perché non devono disturbare gli altri bambini. E in più una cosa importante, noi abbiamo l'agorà, dove tutte le mattine quando entriamo ci sediamo con i bambini e loro ci raccontano un qualcosa che hanno fatto il giorno prima. Una scuola davvero particolare in un piccolo paese di montagna, funziona tanto che gli alunni arrivano da mezza valle e le classi sono piene. La cartella è leggera per portare il diario e qualche lettura, perché imparo tante cose e c'ho degli amici. Nasce la squadra di ciclismo degli agenti del carcere di Bergamo. Lo sport è un valido aiuto per combattere lo stress e migliorare l'ambiente di lavoro. Per questo, dopo la squadra di calcio, nasce anche quella di ciclismo. A fare da madrina alla nascita di questa nuova squadra, la figlia di Felice Gimondi. Lo sport come antidoto allo stress per rendere migliore un ambiente difficile come quello del carcere è la prospettiva che si apre per un gruppo di agenti che si sta cimentando con le due ruote e che ora può contare su una nuova divisa. Il tema è delicato e coinvolge un piccolo mondo, quello del carcere, con tutte le sue difficoltà e dolori. Madrina della cerimonia, la figlia di Gimondi. Vedere che il personale oggi si dedica anche al ciclismo è senz'altro una bellissima iniziativa, perché io ritengo che il ciclismo, così come lo sport, aiuti a socializzare, crei la possibilità per le persone di aiutarsi tra di loro nei momenti di difficoltà. Il ciclismo poi è uno sport di fatica, quindi là dove si è in salita a volte si può aiutare il compagno, ci si aiuta e nasce solidarietà, una solidarietà che poi dallo sport viene portato anche sul lavoro, visto che il gruppo mi sembra molto affiatato. Le tensioni che si raccolgono all'interno di una struttura penitenziaria sono tante, ecco perché riteniamo che nell'ambito delle iniziative a benessere per il benessere del personale lo sport abbia una valenza fondamentale, ma proprio servendosi dello sport il personale si è messo anche a disposizione di altri enti come quelli ospedalieri per una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti trapiantati. Quest'anno siamo riusciti, abbiamo avuto la fortuna come amici del trapianto di fegato di far venire con i ciclisti trapiantati di fegato anche dei ciclisti della polizia penitenziaria. Questo è stato veramente un modo per aggregare e anche per portare un senso di speranza un po' a chi soffre, agli ultimi. Dalla classe quinta D della scuola primaria di Misano di Geradadda è tutto, vi ringraziamo e lasciamo la linea allo studio. Ciao, io sono Sefe e oggi ho fatto il cecchista. Ciao, mi chiamo Evelyn e oggi ho fatto la telecamera. Chi siamo noi? Quinta D!